Scusa, silenzio un attimo il cellulare. Presidente del CAN e insieme alla Presidente della nuova associazione. Allora, Presidente, la prima cosa, come sono stati risolti i problemi del CAN e della sua sopravvivenza? I problemi del CAN non sono stati ancora risolti, ahimè. Stiamo arrivando a momenti importanti per la vita del CAN. A giorni aspettiamo una notizia importante che potrebbe far sì che il CAN ritorni ad essere il primo centro del meridione, però i problemi ci sono ancora, quindi ci stiamo lavorando. Io sono 6 anni che sono presidente di questa struttura e sto cercando in tutti i modi di provare a risolvere quello che ho ereditato, cioè un mercato che era veramente in rovina. Ci stiamo provando anche grazie all'aiuto degli operatori e adesso spero anche all'aiuto di questa nuova associazione che è nata in questi giorni e che oggi ha avuto il battesimo del fuoco. Noi abbiamo sentito gli obiettivi che vi siete posti, però in un momento di pandemia così difficile per gli operatori, quale può essere il contributo dell'associazione? Allora, l'associazione naturalmente per la pandemia chiederà l'inserimento della categoria in un piano vaccinale. Lo chiederemo insieme al presidente del CAN, lo chiederemo insieme ai talmercati, lo chiederemo insieme alle istituzioni. Partendo dal presupposto che gli operatori del centro agroalimentare forniscono un servizio pubblico. Durante la pandemia, durante il lockdown in particolare, tutti sono stati chiusi, mentre gli operatori del settore ortofrutta e del settore ittico hanno dovuto assicurare l'approvvigionamento dei beni di prima necessità e per tale motivo, dopo gli operatori del servizio sanitario pubblico, dopo le forze dell'ordine, è giusto garantire sicurezza all'interno del centro agroalimentare, quindi sicuramente ci batteremo per l'inserimento delle categorie che noi difendiamo nel piano vaccinale. Buongiorno e grazie per la sensibilità, grazie per aver invitato la FIT CGL Campania. La FIT CGL Campania rappresenta i lavoratori dei trasporti e in particolare anche i lavoratori del mondo della logistica. Io prima di tutto permettetemi di salutare il presidente del CAN, Carmine Giordano, con il quale nel corso di questi anni abbiamo avuto una collaborazione molto proficua. Allora, parroco, il CAN è intervenuto con un gesto di solidarietà, ma credo che in questa zona si abbia bisogno sempre di tanto. Noi ogni giorno in questa parrocchia serviamo il pasto a 100 senza fissa dimora e soprattutto facciamo assistenza a circa 200 famiglie del territorio che sono state un po' tartassate da questo periodo così duro causato dalla pandemia. E quindi sì, le forze ci sono, ma la provvidenza non è mai abbastanza. Noi ci fidiamo di Dio, ma ogni giorno ci arriva certamente tanta grazia, ma non manca, ci vorrebbe sempre ancora tanta grazia per essere sempre fedeli al nostro servizio.